Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e, secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli disse loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman in Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. L'Evangelista Luca sceglie di mettere all'inizio del ministero pubblico questo episodio che in qualche modo condensa l'intero ministero di Gesù e le reazioni al suo operato. Quello che avviene all'inizio sarà quello che avverrà durante tutta la sua vita, da Nazaret fino a Gerusalemme. Gesù viene cacciato dai suoi concittadini a Nazaret, cacciato via fino alla fine, quando viene crocifisso fuori dalla città santa, fuori da Gerusalemme. Luca ci presenta la scena nei particolari, possiamo quasi vederla. Gesù prende il rotolo che gli viene dato, lo prende, trova il brano del profeta Isaia e legge. Poi, con tutta la calma, chiude il libro, lo rende a chi glielo ha dato e si siede. Tutto è solenne nella sua semplicità. Quello che accade è qualcosa da guardare, da contemplare, da ascoltare. Ogni gesto, ogni parola. L'attenzione di tutti è rivolta a lui. «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». La parola che è stata annunciata si realizza in Gesù. È Lui, la parola incarnata. Oggi si compie questa parola non solo per gli abitanti di Nazaret, ma per noi. Si compie per noi, per me. Quando? Oggi. Allora il Giubileo, quello che saremo chiamati a vivere il prossimo anno, non è tanto e solo un anno da celebrare ogni periodo di tempo, un anno che finisce, ma è oggi,
Oggi è l'anno di grazia del Signore, oggi i poveri, noi, ascoltiamo un annuncio di gioia, i prigionieri sono liberati, i ciechi vedono. Questa parola si compie per noi oggi nella misura in cui siamo disposti ad accoglierla, a crederle, ad affidarci, a patto che riconosciamo di aver bisogno di essere liberati, prima di tutto da un modo spesso banale e semplicistico di guardare le cose, come gli abitanti di Nazareth. A condizione di riconoscere che Dio non può parlare e agire nella vita di chi non lo vuole incontrare, ma che è disposto a generare spazi di libertà per tutti quelli che hanno voglia di mettersi in cammino con Lui.